Allo stacco c'è lotta tra Pegaso Font, all'interno Porsche Griff, poi all'esterno prova a farsi vedere anche Phosphorus che ottiene il comando delle operazioni, 13-2 per il lancio con Phosphorus nei confronti di Pegaso, è rimasto all'esterno il numero 7 di Pellegrini. Ok, si va così al completamento della piegata, i 400 in 28.4. C'è subito il tentativo per linee esterne da parte di Power Action, che va all'attacco del leader. Power Action che sopravanza ai 600 metri il leader Phosphorus, che poi però prova a rientrare. Power Action che lungo la piegata insiste, Phosphorus che prova ancora a reggere quando siamo agli 800 veloci in 58.6 per Power Action e Phosphorus, gli altri sono tutti molto più indietro e sono capeggiati dal numero 4 di Pegaso Font. Power Action che al chilometro passa in 1.12.6 nei confronti di Phosphorus, quando adesso si va al completamento della dritta di fronte, mentre dal gruppo cerca di emergere il numero 12 Piperita Garra. Si va così adesso alla metà della piegata conclusiva, con Power Action ancora al comando. Intanto c'è stata la rottura per Porsche Griff, addirittura d'arrivo Power Action che è ancora al comando, ma ha speso moltissimo e ora deve guardarsi dal ritorno degli avversari. Ci sta provando il numero 12 di Piperita Gar, ma Power Action si isola e nel finale viene a concludere nei confronti di Piperita Gar e ancora Psicodeni. 1.58.5 per Power Action. Lucio Becchetti guida al training, colori del signor Benedetto Petrachi.